Amici Nexus Lab, sono Alessandro e ci troviamo di fronte all'Optimus G Pro, device top di gamma per LG, che purtroppo non vedremo, almeno nel breve periodo, in Italia, ma vedremo soltanto forse di importazione o forse in futuro, non lo sappiamo. LG Italia ha deciso di commercializzare per adesso solo l'Optimus G normale. Caratteristiche peculiari di questo device: display, naturalmente abbiamo il 5.5 pollici full HD IPS, veramente bello, forse tra i più belli di questa fiera come display, veramente dei colori fedeli che ci sentiamo di promuovere tutto per tutto. Struttura similvetro, vetro, ben fatta. Anche qua, come Nexus 4, abbiamo una trama traslucida, sensibile alla luce. Come pieghiamo il telefono alla luce, questo cambierà il tipo di trama. Abbiamo inoltre lo Snapdragon 600 da 1.7 GHz, come praticamente tutti i top di gamma qua in fiera, e una fotocamera posteriore da ben 13 megapixel. Questa è l'interfaccia di Samsung. Abbiamo diverse peculiarità in questa interfaccia. Samsung ha lavorato tantissimo per creare un device non solo potente, ma con molte peculiarità. Abbiamo Quick Memo, che praticamente ci consente di utilizzare il telefono per prendere appunti e poi tenere l'appunto direttamente nella schermata. Chiudiamo l'applicazione. Ok, abbiamo anche Q-Voice, che è praticamente complementare di S-Voice. Abbiamo il Q-Remote, il 3G, 4G, infatti questo device ha l'LTE integrato, e tutta un'altra serie di feature proprietarie. Abbiamo il Miracast, che è il protocollo con cui ci consente di inviare il video direttamente del telefono a un display, un monitor o un'altra periferica abilitata, per esempio una televisione. Il Pure Remote per controllare molte periferiche, tra cui DVD, Blu-ray, TV, eccetera eccetera. Ma quello che stupisce di più è la fluidità di questo terminale. Infatti abbiamo purtroppo non ci funziona la connessione in questo momento, pur avendo la linea si vede che non ci consente di andare all'esterno. Volevo farvi vedere la fotocamera, perché anche a livello di foto siamo assolutamente a livelli top. Fotocamera che cerchiamo di trovare. Fotocamera che non troviamo. Ah, eccolo qua. Camera molto veloce, la fotocamera, sia l'autofocus, interfaccia pulita, video in full HD, pieni, diverse impostazioni per modificare alcuni parametri. Possiamo anche dire di scattare la foto a un determinato determinata parola, per esempio per l'autoscatto. Cos'altro dire? Un terminale che assolutamente, a vederlo così, è magnifico. Confrontato con l'Optimus G, la differenza si vede soprattutto in cosa? Nelle forme più longiline, ricorda, non ci nascondiamo, l'S3 di Samsung, però i materiali, il display sono assolutamente superiori. Vi mostro nel dettaglio il display, perché è assolutamente bellissimo da vedere.